Celebriamo oggi la festa dei Santi Simone e Giuda, Giuda Taddeo, il santo delle cause impossibili. Non sapete, no, che pochi si affidavano a lui e lui si è messo in testa di fare di esaudire delle richieste assurde, impossibili. Allora coraggio, oggi se avete qualche richiesta assurda da fare, magari dice guarda, una limatina al carattere di quella sorella sarebbe proprio impossibile, per questo te lo chiedo, perché qua se no diventa difficile. No, cause veramente impossibili. Tutti noi portiamo delle persone nel cuore che non conoscono il regno di Dio, che non conoscono l'amore di Dio, perché una cosa è sapere che esiste, averlo sentito dire, vivere la fede anche per tradizione, e una cosa è conoscere, cioè avere un'intima conoscenza, essere una sola cosa con questo amore. E questo amore trasforma completamente la vita. Il Vangelo di oggi mostra esattamente questo. Che cos'è un apostolo? Apostolo vuol dire ambasciatore, più o meno. Un altro se stesso di colui che invia. Un altro se stesso. Non c'è la differenza tra l'apostolo e colui che inviava, l'ambasciatore, l'apostolo, ma in definitiva è più o meno anche oggi così. Si vede soprattutto nelle crisi o negli attentati. Uno va davanti all'ambasciata di un certo determinato paese, è perché lì c'è un pochino tutto il paese, c'è il governo, eccetera. Ecco, più o meno è così. Ma questo vuol dire che la tua vita è la vita di Cristo. Il cristianesimo non è meno di questo. Essere cristiani, no, essere suore, preti, vescovi, no. Ognuno è chiamato a essere una sola cosa con Cristo. E questo è assolutamente, proprio in maniera assoluta, personale, unica, irripetibile. E totale, totale. Io sono completamente di Cristo. La mia vita è afferrata da Cristo ed è trasformata nella vita di Cristo. Per questo ogni risvolto della mia vita, ogni istante della mia vita, è la vita di Cristo ed è chiamata a riprodurre la vita di Cristo, a riattualizzare la vita di Cristo. È una continua incarnazione di Dio attraverso l'unione intima con Cristo. E il Vangelo appare evidente, il Signore va e passa tutta la notte sul monte pregando, quindi si immerge completamente nella relazione con suo padre, in questa relazione intima, in questo Abba, papà, papino mio, babbo, in questa prossimità che è intimità, che è unità perfetta. Sul monte scende come un'astronave la Shekinah di Dio, cioè la presenza di Dio, la nuvola, è un nuovo Sinai. Lì è presente il Padre, è presente lo Spirito Santo, è presente il Figlio, c'è tutto lì. E poi il Signore è come esca un attimo da questa astronave, che è l'intimità di Dio, immagine così evidentemente, stiamo parlando di una cosa, cioè di Dio, allora infinito, ma è chiaro che già pensare che Dio si è fatto carne, rimani lì e non hai più parole, ma cerchiamo in qualche modo di comprendere la grandezza. Ebbene, scende il Signore dall'astronave e va a caparsi, si capa, si dice a Roma, quando vai la verdura, prendi le cose, le foglie migliori, lui invece fa un po' diverso, si capa le foglie peggiori, quelle più inutili, quelle più deboli, quelle più fragili, non lo dico io, queste sono le parole di San Paolo nella lettera, no, ai Romani. Considerate la vostra chiamata, non ci sono molti sapienti, non ci sono molti intelligenti, ci sono quelli che non contano assolutamente nulla, non dico io, si è cavato questi, che fate voi, no? I fagioli, le lenticchie, ecco, si andava a prendere proprio quelli che si buttano, che tutti buttano, dice tu saresti da buttare, vieni con me, tu saresti quello da buttare, vieni con me. Magari avessimo chiaro questo, noi pensiamo il contrario, pensiamo che in fondo ci ha scelto perché qualche cosina di meglio dell'altro ci abbiamo, perché se no non staremmo qui. Ma questo risulta anche nel matrimonio molte volte, no? Se mi ha scelto è perché io sono così, e l'altro pure, se ti ho scelto è per questo. Poi dopo un mese, due mesi, un anno di matrimonio dici ma io t'avevo scelto per questo, qui non è come Amazon, non te posso riprendere e rimandare indietro, lo devo tenere. Il Signore sapeva perfettamente chi ha scelto. Va bene, chiusa parentesi, ma questa già sarebbe la grandissima e bellissima notizia di oggi per riposare. Dice, stai calmo, keep calm, non sei Dio, ma nemmeno ti avvicini per nulla, però ti ha scelto e ti porta nella sua astronave, perché dice poi... No? E li chiamò a sé, cioè dove lui stava, nella sua intimità con il Padre,
nella sua preghiera, che è costante, cioè nel cuore di Dio, e lì rifà apostoli, dentro l'intimità con il Padre, nello Spirito Santo, dentro la Trinità, dentro questo mistero enorme, dentro questa centrifuga, dentro questa lavatrice, non so come dire, dentro questo altoforno, entri te, esci ferro, entri te così come sei. Esci un'altra persona, di fuori si vede la stessa persona, la stessa voce, le stesse debolezze, ma dentro c'è un fuoco che non ti spezza, un amore infinito, sei trasformato completamente. E questo si compie nel momento ovviamente della chiamata, ma poi si compie ogni giorno nella Chiesa, nella comunità cristiana, in questo seno benedetto che continuamente ci gesta e ci genera e ci rigenera alla vita nuova, alla vita eterna, con il perdono dei peccati, con i sacramenti, con l'ascolto della parola, con la nostra comunione, con il chiedersi perdono, con il parlarsi, con il cercarsi, con l'avere pazienza l'uno con l'altro nel portare i pesi gli uni con gli altri. Tutto questo è l'interno di questa astronave, la cavità nella roccia dove il Signore nasconde i suoi perché continuamente siano trasformati, siano infuocati dentro questo altoforno che non smette mai di agire e di fare di noi un apostolo, un altro Cristo, e scendere nella pianura ed essere la sua mano, essere i suoi piedi, essere la sua voce. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ora, se dalla Chiesa non esce questa forza, qualcosa non funziona. Vuol dire che la Chiesa o alcuni suoi membri sono attaccati ad altro, non sono dentro questo altoforno, non c'è questo assisto le diastole, questa intimità profonda dentro questa astronave, nella comunità cristiana, nell'intimità, nella cella del vino, dove ti unisci in questo amplesso santo, casto, che è la sua parola, che è la sua intimità, che è quello che ti dice nella preghiera o quello che non ti dice, fino ad uscire da te, la forza stessa di Dio, lo Spirito Santo che agisce in chi è apostolo. Per cui chiunque ti vede, chiunque ti tocca, chiunque ti ascolta è guarito, ma non per la tua forza, non per la tua capacità, non per il tuo eloquio, non per la tua santità, ma perché dentro di te è vivo Cristo. Di fatto questa è la santità, di fatto se fai un miracolo in vita è esattamente come quello che fai in morte, è Cristo che attua in te. Per questo non ti fanno santo in vita, perché ti puoi dannare anche dopo aver fatto miliardi di miracoli che già mettono i santini in due cammini, ma tu puoi mandare tutto a quel paese e dannarti. Ti fanno santo perché è andato in cielo, guarda, la sua preghiera ha avuto un esito, la mia richiesta straordinaria, questa guarigione eccetera. Ma questo accade qui, se il cielo è dentro di te. Immagina tu, come mai non facciamo miracoli? Come mai? Allora non è la questione di fare miracoli, cominciamo a passare per strada, dove tu passi non ci sono più zoppi, non sono più ciechi, no, un altro miracolo, quello vero, perché questi sono tutti miracoli a tempo, no? Poi uno si riammala, non è che... No, non è il miracolo di Lazzaro, che anche alcune volte serve, alcune volte la Chiesa lo riconosce e si vede, e serve per essere consolati, ma non è necessario per credere, no, un altro miracolo, quale? Perdonare quello che non è perdonabile, prendere il peccato del fratello, accoglierlo così com'è, offrire la vita per il nemico, nemico di tutti i giorni, che è marito, moglie, figli, genitori, sorella, dare la vita, questo è il miracolo più grande, perché è la certezza che esiste dentro di te la vita eterna, che c'è dentro Cristo, vivo Cristo, che sei veramente un apostolo, pazienza nelle sofferenze e offerta della vita sulla croce. Questo è il miracolo morale, il miracolo fa vedere la vita eterna, amare oltre la morte che l'altro mi produce, stendere le braccia, lasciarmi crocifiggere e dire: Padre, perdonalo, perdonala, guarda, veramente non lo sa. Questo è avere Cristo dentro, questo è essere apostolo. Per cui oggi ringraziamo e godiamo di questa grande, grandissima, immensa vocazione che ci ha raggiunti e continua a raggiungerci anche oggi, continuamente, dentro l'astronave dell'amore di Dio e nella pianura dove le persone si avvicinano a noi perché hanno bisogno di vedere e toccare Cristo, di essere sanati dal suo amore che esce da noi misteriosamente come un fiume di grazia.